Lavoro duro per i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Da poco passata l'una di notte sono già diversi feriti che sono giunti presso il pronto soccorso del nosocomio nocerino. Ferite agli arti, al volto, tutte dovute all'esplosione di fuochi d'artificio, ma la notte è ancora lunga. Anche i carabinieri del reparto operativo di Nocera Inferiore sono al lavoro nella notte per le segnalazioni che avvengono dai cittadini, soprattutto per i feriti che sono stati portati all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Lavoro sodo, rafforzamento naturalmente delle pattuglie, come vedete alle mie spalle, anche dunque a Nocera Inferiore.